mi confondo in questo modo. Un investimento del comune di circa 90.000 euro è il costo del nuovo presidio della polizia locale a Borgo Santa Maria nel Pesarese. La sede nasce dalla ristrutturazione di parte dell'ex scuola materna di Via della Resistenza e copre più territori dell'Unione, tra cui anche il comune di Tavuglia. Questo, come Unione dei Comuni, è il terzo presidio che inauguriamo, quindi dimostra una grande attenzione che come polizia locale, come amministrazione di questo territorio, dedichiamo a quelle che possono essere chiamate le circoscrizioni, no, di questa grande comunità. Quindi il nostro obiettivo è di incrementare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e di collaborare con le altre forze di polizia nel rendere più sicuro e fruibile un territorio. Per il sindaco la presenza del presidio della polizia locale rafforza la sicurezza in una zona con presenza industriale e flussi di traffico, ma va a consolidare anche il lavoro che il comune porta avanti sulla viabilità. La dimostrazione è che l'Unione dei Comuni funziona. La Polizia Municipale è stata la prima funzione che abbiamo messo insieme ed è una funzione che non ha dei confini ben stabiliti. Credo che abbia sbagliato il Comune di Montelabato a uscire dall'Unione, tant'è che questo presidio era Osteria Nuova, oggi l'abbiamo a Borgo Santa Maria, in una sede ristrutturata, perché questo territorio è un territorio baricentrico, ci sono tante persone che ci vivono, tante persone che ci lavorano, che ci passano nelle strade principali, quindi era importante un presidio di polizia locale. Evidenzia inoltre anche l'importante investimento sui sistemi di videosorveglianza, strumenti utili, ribadisce il primo cittadino, alle forze dell'ordine sul lato della prevenzione e della repressione. Poi annunciate delle novità che riguardano la frazione, tra cui la gara di appalto che partirà a breve per il campo da calcio a 8 e i lavori di manutenzione sulla caserma dei carabinieri.